Adesso un mattone, per con Gini ci penso io. Un mattone. Con Gini ci penso io. Non mai Moreschi. Cosa succede? Cerco di essere il più veloce e chiaro possibile anche per non togliere tempo ai vostri lavori. Inquadro un attimino l'atto del sistema normativo esistente e quella che è stata poi dopo la riforma adottata ad aprile con la legge regionale. Sostanzialmente l'atto nasce a Verona con una formula di consorzio e ha la competenza di regolare e programmare l'attività dell'istituto integrato su tutto il territorio provinciale, meno Castagnaro, che è l'unico comune della provincia di
citato dato del Polesine. In questi 10 anni di vita è stato redatto il piano d'ambito, è stato revisionato poi l'anno scorso e nel frattempo sono stati realizzati, programmati e realizzati 150 milioni di euro di investimenti sul territorio della provincia di Verona, raggiungendo il risultato, non credo di meritare solo io, di avere la tariffa più bassa in Veneto e una delle più basse in tutta Italia, perché siamo al 20° posto circa come acqua più cara. Dicevo allora che con un decreto nel 2009 il governo decise che le acque erano enti inutili e quindi andavano soppressi. In questa soppressione hanno però dato la competenza alle regioni di poter riorganizzare attraverso uno strumento legislativo proprio il riordino del sistema idrico integrato. Dopo si sono accorti che era talmente inutile che l'hanno prorogato per 2 anni, perché si sono resi conto che con l'azzeramento delle ATO di fatto veniva meno il rapporto di contratto di servizio con le società di gestione, perché uno dei contraenti non esisteva più. Quindi siamo andati avanti a forza di proroghe e ad aprile è arrivata poi dopo la legge regionale del Veneto. La legge regionale del Veneto di fatto fotografa la situazione perimetrale che già esiste adesso, cioè con gli 8 ATO di cui l'unico proprietà con la regione Friuli. Quindi ha avuto un approccio moderato a questa riforma per dire non buttiamo via tutto quello che è stato fatto fino adesso, che in linea di massima ha dato i suoi risultati, ma cerchiamo di partire da qua senza fare forzature per poi andare a migliorare l'organizzazione del servizio. Facendo cosa? Attraverso la legislazione poi di secondo livello, che sono le DGR, e quella che approverete questa sera è una DGR di fatto che arriva dalla giunta regionale, stanno cercando di uniformare sia i soggetti giuridici che nascono, perché prima c'erano delle convenzioni, dei consorzi e quant'altro, in convenzione per tutte le ATO. E poi dopo cominciare anche a ragionare in termini di contratto di servizio che si muova sugli stessi parametri, per avere anche la possibilità di fare delle comparazioni gestionali in maniera tale da vedere dove ci sono delle eccellenze e delle deficienze in termini di gestione, per cominciare anche a monitorare e a dare delle indicazioni di cui si deve arrivare poi dopo a gestire in maniera ottimale il sistema idrico integrato. Di fatto si fa lo stesso provvedimento che fu fatto nel 2002 quando venne costituita l'ATO ai sensi della legge Galli, quindi arriva sostanzialmente una delibera, io dico blindata, ma in realtà non è che ci sia contenuti politici da discutere, arriva blindata per il semplice motivo che se no, se i 97 comuni cambiano lo schema di convenzione, di fatto non nasce più l'ente, insomma, ecco, quindi viene blindata questa cosa non per, diciamo, un motivo vessatorio, ma solo per una necessità burocratica e tecnica per arrivare entro il 31-12, ma farò l'assemblea penso attorno al 20, per poter far finire l'atto e far cominciare il consiglio di questione d'utenza. Quali sono le differenze, diciamo, di proposte di convenzione rispetto a quelle che erano state approvate sul tempo della costituzione delle ATO? Che il consiglio d'amministrazione non sarà più tale, ma sarà un comitato istituzionale, non saranno più 7 persone, ma saranno 3 persone, compreso il presidente. Questi manterranno la carica finché avranno lo status di amministratore locale, quindi saranno almeno consigliere comunale. Se perdono questa carica, automaticamente verranno sostituiti. Altro elemento di novità, che ritengo sia anche corretto, che se quando c'è la tornata amministrativa più del 50% dei comuni aderenti a questo consiglio di bacino d'utenza vengono rinnovati, si rinnova anche la governance, quindi il comitato istituzionale di questo consiglio di bacino d'utenza. Altra cosa che mi preme dire, lo sto dicendo a tutti i consigli comunali dove sono invitati, una novità che io ritengo discriminatoria è perché è stato fatto divieto sostanzialmente agli attuali direttori con 10 anni di esperienza di poter essere rinominati. I direttori non sono assunti dalle ATO, sono di nomina di 3 anni, quindi non si tratta di difendere un posto di lavoro, ma difendere un principio. Sostanzialmente adesso l'assemblea che costituirà il consiglio di bacino d'utenza dovrà nominare un direttore tra un elenco di dirigenti forniti dalla Regione Veneto, di cui non si capisce quale possa essere la professionalità, la provenienza, da che settore arrivino, eccetera, eccetera. Su questo ho chiamato l'assemblea nella penultima riunione che abbiamo fatto a votare una mozione perché la Regione possa modificare questo strumento e dare la possibilità di essere inseriti in questo elenco anche i vecchi direttori. Poi dopo la governance della Regione deciderà se prendere il direttore nuovo oppure affidarsi all'elenco dei tecnici regionali.
Al momento però la situazione non è cambiata, quindi dal 1 gennaio 2013 l'attuale direttore Camigliera Franchini, che è un altro professionista, si troverà nelle condizioni di non poter essere nominato e arriverà un terzo di cui ignorava le capacità e l'esperienza. Queste sono sostanzialmente le modifiche rispetto all'atto costitutivo che formarono l'EATO a suo tempo. Dopodiché, per quanto riguarda i contenuti della delibera, direi che mi fermo qua perché ho sottolineato le differenze. Se invece, per curiosità, si vuole magari avere qualche chiarimento in merito a come sta evolvendo il sistema di concertazione per la definizione del sistema tariffario, le competenze, eccetera, eccetera, sono disponibile. Grazie. Grazie Manu Martelli, se ci sono interventi o domande da parte della discussione. Prego. Sì, volevo innanzitutto ringraziare Mauro Martelli per l'esposizione comunque sempre precisa e puntuale, anche la sua presenza è stata puntuale, ma di questo magari parleremo al prossimo punto per non intrattenerlo ancora di più. Quello che mi sento di dire è un'approvazione di questo punto per quanto riguarda il nostro gruppo consigliare. Volevo chiedere invece al sindaco quelle modifiche di cui parlava all'inizio del proprio intervento, nel momento in cui mi sembra che questo passaggio debba andare in tutti i consigli comunali e comunque dei comuni aderenti, che sia abbastanza impossibile la scelta anche di modificarne i contenuti. No, è blindato lo schema di convenzione, sì. La delibera può avere ovviamente anche dei contenuti, sì, di natura politica. Simone, quindi... è fatta così, cioè quando il Consiglio Comunale la delibera propone, il Consiglio Comunale di deliberare quanto segue, di approvare la convenzione, quindi la convenzione non si tocca, di delegare il sindaco a intervenire alla stipulazione della convenzione, questo chiede cosa, di demandare al responsabile di settore un successivo adempimento per dare esecuzione alla delibera. Al punto 3 poi viene aggiunto di impegnare il sindaco e il suo delegato per la parte del consiglio di bacino a sostenere quello che abbiamo detto, e al punto 5 poi di dichiarare il provvedimento con separata votazione immediatamente eseguibile. Quindi la convenzione viene approvata così com'è, la delibera descrive questo ed eventualmente anche altre cose, cioè da questo punto di vista quello che interessa per la stipula della convenzione. No, perché quello che mi sentivo di dire è non abbiamo niente in contrario nei confronti di questa convenzione che comunque andrà a essere messa in atto, quindi ok, però il fatto di modifiche come quelle che sono state dette questa sera credo che anche per le minoranze per farsi un'idea un attimo più completa di quello che effettivamente come amministrazione singola del Comune di Novara si è andata a provare, credo che non dovesse essere stato un qualcosa di detto così nel corso del Consiglio, ma magari con un'evidenza scritta. Abbiamo parlato oggi di questo prima. Quelli che c'erano probabilmente le cartelline dovrebbero essere un attimino più correttate del resto. Le modifiche della delibera sono sempre possibili in ogni sede, questo lo avete rivendicato anche voi. Sì, però... Ma, allora... No, le abbiamo sempre votate. Quelle che erano state proposte, mi ricordo ancora qualche mese fa, non erano state cassate per una condizione. No, le abbiamo votate, ma non è vero. Forse erano due su bilancio perché non si poteva fare la documentazione. Sono per conto, ma un'altra cosa. No, io aveva fatto quelle sono state tutto deciso. Adesso le avevo anche detto che non possiamo fare. No, non era possibile. Certo è che con 35 minuti di attesa per l'inizio del Consiglio, se c'erano due righe scritte, magari potevamo anche confrontarsi con i gruppi su come operare. Abbiamo chiesto di discutere, se avete detto di no. No, è diverso. È perché siccome ricordiamo ancora tutte le varie frasi che sono state dette sui 3 minuti di ritardo, allora se dopo i pesi e le misure sono diversi, questo è lecito, voi siete la maggioranza, quindi non c'è niente che ve lo impedisca di fare. Però il fatto è che se tenete, come spesso fate, che le cose siano fatte proprio a regola d'arte, dovrebbe esserci un appello che inizia. Io sono il primo a scusarmi per il fatto che Martelli sia rimasto qua questa sera mezz'ora fa niente, quando probabilmente fuori da qua aveva cose sicuramente più importanti per sfruttare la mezz'ora successiva rispetto alla salvazione del punto. Quello che mi sento di dire è che è il solito modo per sciabocchista di operare da parte vostra, che fa sì che le cartelline non siano mai corredate di quello che effettivamente andrà ad essere approvato in sede definitiva. Questo è un continuo divenire, dopo una volta dite che sarebbe stato detto in sede di conferenza di capigruppo, un'altra volta andate a dire che siamo noi che non ci informiamo, che non veniamo in comune. Fatto è che ogni volta, ogni consiglio comunale, ci troviamo che per un motivo o per l'altro si sospende.
sospendono il consiglio, vengono integrati in itinere, continuiamo così. Ma comunque per quanto riguarda la convenzione, per quello che ci riguarda, una votazione positiva. Ah, ma non... io credo che poi, tanto la maggioranza c'era tutti, i consiglieri c'erano tutti, l'unico consigliere che mancava era il consigliere Montanelli, ma non siamo arrivati. Tanto per essere chiari, no, perché dopo, sì, no, dopo sbagliamo le cose. No, ma io non sto dicendo niente, sto dicendo che l'unico consigliere che mancava era il consigliere Montanelli, punto. Il fatto che il segretario non ci fosse, quindi non fosse possibile procedere, è un incidente di percorso di cui a me dispiace, soprattutto per tutti i signori consiglieri, per il pubblico, ma non posso oggi dare più in là dell'accettazione delle scuse che fa il segretario da questo punto di vista. Quindi non è né pressapochismo, né altre cose, né peso di misure, né altre cose. Una fotocopia delle modifiche. No, le modifiche che vengono presentate di integrazione è possibile sempre comunque emendare, integrare, fare le delibere da questo punto di vista in ogni momento del Consiglio Comunale, per regolamento e per richiesta anche vostra dell'ultima cosa. Non è possibile, sempre da regolamento, ti prego anche di darlo vedere, e fare modifiche ai bilanci o cose che richiedono integrazioni finanziarie vengono depositate prima. Dico che c'erano tutte le tempistiche per sfruttare tre volte che facciamo la riunione di capigruppo non venite mai, non so cosa dire, cioè da questo punto di vista dovremmo anche vedere se questo istituto serve o non serve, perché non è che un problema che serve o che debba servire per diventare grande, perché il Consiglio Comunale ormai è diverso. Va bene, allora terminiamo anche queste cose qua e noi le discorso. Comunque fate anche lì le vostre considerazioni, noi andremo comunque a proporre di mettere al punto 4 questa cosa, se lo dirò bene fate quello che volete. Prego. Sì. Sì, visto che mi hai tirato in ballo, sindaco, ti rispondo. Consigliere Montemezzi, no, il consigliere Montemezzi è arrivato in assente e non è stato anche presente dal riunione del gruppo. Perché sono stato a Paolo a ore, sei consiglio comunale e sono partito alle 18 per essere qua in tempo. Non ho detto niente sul segretario perché può capitare. Sei consiglio comunale mi ha fatto le 19.45 e non alle 21, se fosse stato alle 21 ci sarei stato. Però ho visto che ti metti in mare. No, è stato un consigliere fatto. Tu hai detto consigliere comunale è entrato in ritardo e ho spiegato perché sono entrato in ritardo e anche perché non sono venuti alle riunioni di capigruppo. Se dopo tu vuoi toglierle, quindi è una decisione. No, non venite voi. Noi non siamo venuti due volte alle riunioni di capigruppo. Poi se possiamo, visto che una persona lavora e manca e l'altra il suo lavoro, io oggi non sono potuto venire. Perché io mi incontro a Padova, per forza già organizzato da tempo, se no venite. Per quanto riguarda chiudiamo che sono delle riunioni dei capigruppi, sì, io vi prego, siete in quattro, mettetevi d'accordo qual è l'orario che vi va bene e con chi hanno l'orario che va bene. Perché se no, una volta le parcheggi a mezzogiorno, un'altra alle 4, una volta alle 6, ma poi tutte, mettetevi d'accordo tra capigruppo, mi dite qual è l'ora preferenziale e io vi convoco. Alle 21 del sera posso dire che sei possibile. Alle 21 mi pare che noi capigruppo? Sì. No, non è che io alle 21 del sera. Allora che orario? Allora scusa, prima vai in apertura e dopo... le 6, le 7, quello che vuoi. E il consiglio comunale si potesse fare più tardi, e non le 19.45. Sì. Comunque, chiusa questa polemica, che non volevo neanche entrare più di tanto in polemica, il punto 5 della delibera, dov'è? Inserisco il 4 dopo il 3, il 4 diventa il 5. Sì, però il 5 non è stampato. Se il 2 viene dopo l'1, il 3 viene dopo il 2, io non ce l'ho stampato. Non so se anche gli altri ce l'hanno o se la mia stampante è stato un errore. Quindi quando parlo di pressapochismo, cos'è il punto 5? Praticamente cosa dice? Non dice niente di... Non c'è dubbio che noi siamo allora, anche qua. La pagina 4 non ha niente, cioè la pagina 4 in stanza però non finisce. C'è qualcuno che guardava i punti e le virgole al suo tempo. Qui mancano delle pagine di delibera. Non lo vedo. Signor, una sola chiesa, ma a pagina 4 di niente o la nostra non ha niente? Allora, punto 5, cos'è che non dice? Una cosa che non so neanche come è.
completa. No, non c'è il punto 5, il punto 4 è dichiarare il provvedimento in ambito urgente, con provvedimento separato. Io ho questo del libro. Ok, e voi aggiungete no, sono 4, quella che sta adesso. 4 punti, ma se all'intoppo il 3 aggiungo un 4, il 4 no, il 4, il 4, 4, c'è? Ecco qua c'è il 4, c'è scritto. Ecco scritto, dichiarare. Allora, ti ripeto ancora, se aggiungo dopo il 3 un punto 4, il punto 4 diventa 5, è matematica. Chiamarlo 3 bis, se ti sconvolge. Allora, se io lo chiamo 3 bis, il punto 4 resta 4, così magari se mi ha sconvolto. No, sono sconvolto, ma la pagina dopo che non è niente, sono sconvolto. Per fare le cose arrivano sempre, cioè ci torniamo delle cose di cartellina che sono diverse rispetto a quello che non è niente. No, no, non è mica vero, se non c'è niente, non c'è niente, ti dico che non c'è niente. Vabbè, comunque io volevo fare una domanda. Grazie della risposta. Grazie della risposta. Sì. Tre bis perché se volevo chiedere al dottor Martelli se può un attimo entrare capire un attimo il discorso delle tariffe, cioè accennare perlomeno entrare un po' più in Italia. Sì, ovviamente non c'è ancora nulla di definito perché come voi sapete la competenza per quanto riguarda le tariffe è stata data all'autorità centrale dell'energia e del gas. È stato attivato un percorso di concertazione con gli altri, con le società di gestione, proprio per cercare di tirar fuori un sistema tariffario che rispondesse a quelli che erano i requisiti del referendum. Solo che quello che si vede all'orizzonte è forse molto peggio, insomma, ecco, nel senso che da come la vedo io, avendo anche promosso in prima persona il mantenimento dell'acqua pubblica, altra posizione avevo invece sul discorso del 7% della remunerazione, perché se credo che sia stata fatta molta confusione sotto il profilo tecnico con quel 7% lì, perché mi fermo solo un attimo, quel 7% di remunerazione del capitale investito era una cosa che sostanzialmente a Verona non toccava, perché le società di gestione hanno l'obbligo di non dividere gli utili, ma di reinvestirli nel sistema, e questo 7% di fatto assorbiva il costo del denaro, perché poteva fare investimenti, si può lavorare per cassa, ma bisogna ovviamente andare a credere alle banche, e quindi doveva coprire il costo del denaro, l'IRES, che era una tassa che era sopraggiunta dopo l'emanazione del sistema tariffario, e poi dopo anche le morosità, perché a differenza dei rifiuti, che le morosità vengono calcolate sul piano finanziario dell'anno successivo, in questo caso le società di gestione le morosità se le prendono in corpo e le perdono. Quindi quel 7% doveva coprire questo tipo di costi. L'esito referendario ha stabilito che non bisogna, e quindi si era andati inizialmente verso un ragionamento di dire copriamo tutti i costi, solo che andando a vedere la copertura di tutti i costi con tutte le voci di spesa che vi ho appena elencato in maniera sintetica sarebbe stato molto più del 7%. Quindi adesso si sta facendo un'azione che io dico anche di esproprio del territorio, perché si vuole sostanzialmente, e qua ho una comunicazione del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, di cui condivido diverse cose, dove lancio un grido d'allarme in relazione alla fusione tra ERA e APSA, cioè questa società di Padova, dove stanno creando una mega struttura dove ci sono anche i privati, perché ritengo che le mosse che sta facendo la politica e il governo in questo caso stiano andando verso una situazione dove si voglia affossare le società pubbliche per dimostrare che i privati riescono a fare meglio, e utilizzano la leva finanziaria, perché è impensabile che la Cassa Depositi e Prestiti vada a finanziare questa operazione e non vada a finanziare le società pubbliche che gestiscono l'idrico, perché se c'è una cosa certa è che le società pubbliche sono solvibili perché incassano la tariffa dell'acqua. Quindi sotto questo punto di vista la restituzione del denaro è garantita, però abbiamo un sistema bancario privato con mille difficoltà che non finanzia, e il sistema pubblico per il quale sarebbe ovviamente lo scopo statutario dare una mano, aiutare a finanziare gli enti pubblici e società pubbliche, non lo sta facendo. Quindi anche per questo non ho dato la mia disponibilità, nonostante mi sia stata chiesta per presiedere il nuovo Consiglio di Bacino d'Utenza, perché voglio uscire da rete e cominciare a fare dei ragionamenti politici in relazione a questo scopo che si sta tentando di fare, perché ricordo a tutti noi
che l'infrastrutturazione del sistema idrico integrato è stato pagato dai comuni. Quindi ci troveremo, se va avanti questa iniziativa, a dover avere una procedura di questo tipo, cioè le società di gestione lavorano con la tariffa dell'anno precedente, a consuntivo si vede quelli che sono stati gli investimenti e si conosce l'aumento tarifario. Quindi le società pubbliche, che hanno per definizione patrimonio, grandi patrimonializzazioni, perché di fatto i tubi, una volta che sono posati, valgono poco, si troveranno in condizione di dover rivolgersi agli istituti di credito e dire: non conosco il mio fatturato del prossimo anno, però mi devi finanziare questo. La risposta automatica sarà no, quindi non riusciranno ad accedere al credito. E questo credo che sia un attentato anche all'espressione democratica del referendum, che ha dato un'indicazione molto chiara. Però la sanitaria ci insegna che ogni volta che è stato un referendum, poi dopo le leggi sono andate in maniera diversa. Io credo che su questo, vabbè, parlerò inizialmente con il mio partito, ma credo che si possa allargare anche tutti i territori, perché adesso ho già visitato diversi consigli comunali e tutti hanno preteso di aggiungere nella deliberazione proprio questa voce, che il controllo tariffario rimanga sul territorio, che sia l'assemblea dei sindaci che decide quale sarà l'aumento della tariffa. Dopodiché c'è da fare anche una riflessione per non venire la testa sotto la sabbia. Abbiamo in questo momento le società di gestione che sono in grave difficoltà. Noi avevamo nel 2009, se ricordo bene, nel 2010, una capacità di investimento da parte delle due società di gestione di oltre 50 milioni di euro. Quest'anno, quando arriveremo al rendiconto, non ne avranno fatte forse 20, arriveranno sui 16-17. Ma proprio perché, non per la crisi, diciamo, dell'organizzazione della società, perché ha già dimostrato di poterlo fare, ma proprio perché non c'è la possibilità di accesso al credito. A Queronese, per esempio, ha fatto un finanziamento di 70 milioni di euro l'anno scorso, che è servito a ristrutturare il debito, per scelte, dico, sbagliate, fatte precedentemente quando Torino era presidente di ATO, avendo fatto dei finanziamenti non compatibili con la durata degli ammortamenti. Quindi questo ha sconvolto un pochettino le gestioni di cassa. Comunque questi 70 milioni di euro sono serviti per ristrutturare il vecchio debito e 11 milioni di euro per programmare gli investimenti. Gli investimenti di quest'anno sono arrivati a saturazione degli 11 milioni di euro e per il prossimo anno è possibile, se non succede un miracolo che qualche banca finanzia o che qualcuno garantisca, e dopo farò una pendice anche in quel senso, di avere un programma di investimenti di Acque Veronesi pari a zero. E la stessa cosa probabilmente anche per AGS, anche se c'è già presentato un bot con qualcosa di più sostanzioso rispetto ad Acque Veronesi. Quindi la situazione è oggettivamente pericolosa e quindi come questa comunicazione del forum dell'acqua pubblica lancia questo appello, io cercherò di rilanciarlo proprio perché tutte le amministrazioni comunali abbiano la consapevolezza che si stanno espropriando della competenza del diritto integrato. Bene, buonasera. Io ringrazio il Presidente per l'esposizione chiara e puntuale. Mi scuso io anch'io per il ritardo che abbiamo fatto aspettare Piano Gara. 16 agosto, giorno di Ferragosto, i consiglieri di minoranza ritardarono 3 minuti. Questo sindaco fece lo stesso consiglio comunale con Ante e liquidò tutti quanti. Finimmo sul giornale. Questa sera, e non ne faccio una colpa al segretario comunale, che so i problemi di traffico che ci sono, iniziamo con 35 minuti di ritardo, ma siamo stati qui pazientemente a aspettare, telefonati, eccetera. Allora, questo è per dire che è una sorta di legge di contrappasso, mi spiace Presidente dover investire in questo, però a distanza di neanche un mese, poco più di un mese, vedete come le cose cambiano, consigliere. E quindi quello che si chiama il rispetto, come ha detto giustamente il consigliere Falco, il consiglio comunale, vuol dire anche questo, vuol dire capire se possono essere. E soprattutto si è affidato il segretario che c'era il consiglio nella fattispecie, allora non si fece nulla, pur sapendo qualche volta consigliere che eravamo più all'angolo del municipio. Allora, questo è una cosa che va detta perché bisogna essere rispettosi anche di chi è venuto da fuori che ci spiega. Poi vedi, sindaco, la conferenza di capigruppo è una convocazione di un organo formale prevista dal nostro regolamento del Consiglio Comunale. Quindi io ringrazio Pierpaolo Treniago, che è il vostro capigruppo, che mi manda la mail per dirmi che 12:30 mi trovo qua. Ma non è una convocazione formale, non è assolutamente nulla. Allora anche qui, sì, ma si mandano le delibere incomplete.
state dimostrando di essere sempre raffazzonati, superficiali e di non seguire le cose come